Io sono al terzo cerchio, della piova eterna, maledetta, fredda e greve. Circondato da urla e lamenti, Dante percorre il terzo cerchio, battuto da pioggia, grandine e neve, che rendono fetido il terreno fangoso. D'improvviso appare un mostruoso cane a tre teste. È Cerbero, che latra rumorosamente, graffia e squarta gli spiriti dei dannati e si volge minaccioso verso i due poeti. Il custode infernale della mitologia classica assume tratti demoniaci tipicamente medievali: gli occhi di fuoco, la barba, il ventre largo. Virgilio lo placa gettandogli un pugno di terra che Cerbero ingoia stoltamente, ingordo come le vittime da lui torturate, i golosi. Parli fa la pioggia come cani, le anime urlano come cani. Dell'un de lati fanno all'altro schermo, volgonsi spesso i miseri profani. Che vuol dire? Cioè stanno sotto sta grandinata micidiale, l'acqua. Allora non ne possan più, dall'un de lati si voltano, fanno all'altro schermo, volgonsi spesso i miseri profani. Oh, io non ne posso più di qua, madonna buona ci porta di là, oh, io anche di qua, oh, io tutti in terra con questo che... Oh, io sta buono, diciamo, ci sto io, oh, io, è tutto un rigirassi orrendo di questa pioggia, un sanno da che parte mettisi, e questa pioggia è come se fosse tutta roba da mangiare, che gli arriva con una cosa di tantalo, che però è schifosa. È tutta roba, tutta grandine insieme alla neve, ai fango, poltiglia che puzza. E loro non gli dovrebbe mangiare perché sono golosi, ma non la possa mangiare. E non solo la possa mangiare, ma c'è questo Cerbero con questa cosa che li rintrona. I golosi, li fa rantolare come maiali. Sono stati dei porci nella vita, maiali, e cosa fanno? Si rigirano e trovano. Proprio si rigirano, volgonsi spesso i miseri profani, è un'immagine da maiale nettrogolo, perché è tutto sporco, puzzolente, gli arriva roba da mangiare orrenda e si rigirano, proprio come dei maiali. Sono stati in vita un po' come dei porci, transito di cibo, e lì si comportano come maiali, con tutta roba che gli arriva, quindi è anche tremendo. Una delle anime sdraiate sotto la pioggia e calpestate da Dante si mette a sedere e si presenta. È Ciacco, il primo dei 33 fiorentini descritti nella commedia. Sto Ciacco effettivamente hanno fatto tante di quelle ricerche. Non si sa bene chi sia, ma c'è Ciacco anche in una novella del Decamerone di Boccaccio, Il nono giorno, che è questo Ciacco qui, è stato chiarito. È Ciacco che era uno in cui Boccaccio dice che era effettivamente uno che gli garbava mangiare e andava a tutte le cene pranzi in cui era invitato e anche a quelli in cui non era invitato. Quindi era proprio famoso per essere uno di quelli che mangiano, però era anche simpatico a tanti, Ed è questo Ciacco qua, un Ciacco che a Firenze lo conoscevano bene perché non c'era da mangiare, c'era un banchetto e lui si invia, eccomi, ma avevi detto di venire? No, vabbè, non sono sbagliato, ormai rimango, Oh, come va a mangiare? Andava in tutti i banchetti, c'era lui e mangiava proprio tanto, E io gli rispondo, è bello che si fa dire delle cose da questo Ciacco, che doveva essere molto popolare a Firenze, lui l'avrà conosciuto da bambino, che sono di estrema importanza, non se le fa dire da un personaggio, era un personaggio popolare, quindi la gente lo conosceva tutti. Conoscendo le facoltà divinatorie delle anime dell'oltretomba, il poeta approfitta di lui per conoscere la sorte della sua città. Il dannato profetizza che le fazioni opposte si scontreranno violentemente venendo al sangue. Dante era tristato. In queste parole si rivela la prima profezia del suo esilio. Interroga Ciacco sul destino di alcuni concittadini che operarono per il bene di Firenze. Farinata degli Uberti, il Tegghiaio, Jacopo Rusticucci, Arrigo Fifanti e Mosca de Lamberti. Costoro, a causa di diverse colpe, si trovano tutti negli inferi. Tra le anime più nere, risponde Ciacco, e ricade brutalmente nel fango. Il tema politico è al centro del sesto canto dell'Inferno, e così accadrà anche nelle altre cantiche. Il destino dei fiorentini illustri dimostra che le virtù politiche da sole non portano alla salvezza eterna. Piuttosto si evidenzia il danno dei vizi dominanti, superbia, invidia e avarizia, e la mancanza di figure moralmente degne.